Silvestro è il primo papa di una chiesa non più minacciata dalle terribili persecuzioni dei primi secoli. Nell'anno 313 gli imperatori Costantino e Licinio hanno dato piena libertà al culto dei cristiani, essendo papa l'africano Milziade, che è morto l'anno dopo. Gli succede questo sacerdote romano Silvestro. A lui Costantino dona come residenza il Palazzo del Laterano, affiancato più tardi dalla Basilica di San Giovanni e cuore e cattedra del Papa. Silvestro costruisce la prima Basilica di San Pietro. Il lungo pontificato di Silvestro, 21 anni, è però lacerato dalle controversie disciplinarie e teologiche, e l'autorità della Chiesa di Roma su tutte le altre chiese diffuse ormai intorno all'intero Mediterraneo non è ancora affermata. Nel Concilio di Arles 314 e di Nicea 325 Papa Silvestro non ha alcun modo di intervenire, gli vengono solo comunicate con solennità e rispetto le decisioni prese. San Silvestro Papa fu il primo a ricevere il titolo di confessore della fede.